che loro hanno tutto il mondo e che portano i prodotti che saranno le roccata, quello che è stato, per qualunque spostamento, che non può avvicinarsi a locali pubblici dopo le 18, deve portare con sé un libretto rosso su cui i poliziotti possono o devono scrivere ogni giorno qualcosa sul suo conto, e soprattutto che non può più parlare in pubblico, quindi le viene negato il diritto di parola. Questo senza processo, senza accuse, perché la sorveglianza speciale è una misura preventiva, quindi una misura che da un punto di vista dello Stato di diritto non dovrebbe neanche esistere nel nostro ordinamento, perché permette di limitare la libertà e addirittura i diritti civili di una persona senza neanche formulare un'accusa o ipotizzare un reato. Poi il fatto per cui questa donna, Maria Edgarda, è stata proposta per questa misura dalla Procura di Torino è ancora più agghiacciante, visto che il motivo è che lei è andata in Siria, nel Kurdistan siriano, per sostenere
quelle donne che si stavano difendendo dallo Stato Islamico, dall'ISIS, che venivano massacrate, stuprate, torturate, come tutti credo sappiamo, soprattutto negli anni scorsi, ma in realtà è una cosa che continua ancora oggi. E lei nel 2018 è andata prima a conoscerle, poi addirittura ha scelto di combattere assieme a loro, di far parte del loro esercito, ha chiesto lei stessa di essere mandata nella situazione più pericolosa, dove c'era l'invasione turca ad Afrin, e per questo la Procura di Torino ha sostenuto che lei e non l'ISIS o i suoi nemici jihadisti in Siria è socialmente pericolosa, dal momento che ha mostrato di avere una forma di solidarietà così attiva, così generosa e così sincera. Dopodiché il Tribunale di Torino ha stabilito che in realtà aver fatto parte delle unità di protezione delle donne curde non è motivo di pericolosità, però di fatto ha voluto comunque applicare questa misura, cambiando la natura di questa procedura e in maniera del tutto pretestuosa, tirando fuori tutta una serie di episodi che vanno da un aperitivo organizzato con degli studenti per chiedere il pagamento di un cuoco di un locale che non veniva pagato, in cui non c'è stata nessuna violenza, nessuna forma, nessun problema, o anche il fatto di aver protestato contro la vendita di armi italiane alla Turchia, sempre pacificamente, tra l'altro mi sembra il minimo da parte di qualcuno che ha vissuto assieme alle stesse donne che vengono uccise dai bombardamenti turchi di porsi in questo senso. Queste sono cose che in una società libera o civile dovrebbero essere non solo normali, ma positive, il fatto che una persona, dopo aver già fatto così tanto, aver rischiato la sua vita, è tornata nel suo paese e continua a spendersi per la collettività, ma questo non è quello che ha ritenuto il giudice Giorgio Zanetti il 17 marzo, quando proprio agli inizi del lockdown ha imposto a Maria Riccardo un lockdown che non ha niente a che fare col virus, ma un lockdown individuale all'ennesima potenza, dovuto alle sue idee e dovuto al suo impegno sociale e politico. Quindi se vediamo le ragioni che sono state addotte, se vediamo la natura di questa misura, mai come in questo caso c'è bisogno di stare vicino a questa persona, ma direi anche all'esercito di cui lei ha fatto parte, l'unità di protezione delle donne curdo-siriane che hanno sconfitto lo Stato Islamico e continuano a battersi contro il jihadismo e quando necessario anche contro il regime di Assad in Siria, e contro tutti coloro che in questi anni hanno realmente fatto qualcosa contro l'estrema destra, che sia quella europea, che sia quella islamista, e di fatto vengono perseguiti in queste forme, cosa che non è assolutamente accettabile, anche perché, per chiudere, sappiamo bene quanto invece questi estremisti di destra islamisti scorazzino liberi per le nostre città, come è successo a Vienna, dove proprio una persona che aveva cercato di raggiungere la Siria per combattere contro Eni e contro le sue compagne, dopo aver aderito allo Stato Islamico ed essere stato anche processato per questo, era totalmente privo di qualsiasi sorveglianza, piede libero, e per questo ha ucciso 4 persone nel periodo 22 sparando all'impazzata contro la gente nel centro di Vienna lunedì della settimana scorsa. Quindi diciamo che quello che ha proposto la Procura di Torino è che comunque nel caso di Eni il Tribunale di Torino ha accettato lo scorso 17 marzo non è assolutamente accettabile. Noi siamo qui oggi per testimoniare quante persone sono a favore di questo appello e che venga tolta la misura a Eni. Seguiranno altri interventi, naturalmente, anzi invito tutti quelli che vogliono a prendere il microfono, a inviare messaggi a Eddie, al Tribunale, alla Procura, a tutti coloro che, tra l'altro anche la Questura, che ha compilato, tra l'altro anche negli confronti di altre persone che sono state in Siria dalla stessa parte, cioè quella democratica. La Questura di Torino ha compilato dei faldoni enormi con tutte le nostre presunte malefatte, tra cui la più importante era appunto quella di aver fatto parte di quella realtà. Di conseguenza appunto il microfono lascio libero e invito tutti a intervenire e nulla, concludo ancora dicendo comunque questo presidio si svolge in una condizione molto difficile per la nostra città.